Buongiorno a tutti. Volevo parlare appunto di un argomento che è un po' alla base di questa contestazione, di questo contraddittorio tra Novax e Sisvax. Ecco, non c'entra niente, quindi dimentichiamoci le etichette che non c'entrano niente. Però ultimamente, ma già anche l'anno scorso c'era qualcuno che l'aveva detto, che appunto si voleva sapere se questo virus fatto in laboratorio era stato modificato oppure era una modificazione naturale attraverso gli animali, con il pipistrello si diceva, ecco. Però a un certo punto l'anno scorso Montagnier, vedrete il video, ha trovato dei segmenti che rivelano che c'è stata una manipolazione di laboratorio, anche se poi tutte le prove sono state confiscate dalla polizia cinese e quindi non si è potuto fare nulla. Però analizzando il virus, ecco, questi virologi sono riusciti a vedere qualcosa. Quindi io non faccio commenti, vedrete una clip di Luc Montagnier, che sapete che è un premio Nobel, e il dottore Massimo Ricci, ecco, il professore, che anche lui sta studiando gli ultimi studi appunto fatti sul virus. C'è anche il virologo di fiducia del presidente Trump, allora, che però è un pezzo grosso in America. Anthony Fauci, anche lui ha ipotizzato appunto che ci sia stato una manipolazione a livello di laboratorio, ecco, anche lui, quindi sono ormai in diversi che pensano appunto a questa manipolazione del virus. E sono appunto molto competenti. Poi ci sono altri che dicono di no, che lo escludono in modo totale, ma però appunto c'è il sospetto. Poi ci sono degli studi fatti ultimamente che invece sembrano chiarire per il sì. Ecco, vedrete anche la seconda clip di un dottore, di un medico che fa l'analisi proprio scientifica e per quanto riguarda Anthony Fauci lo trovate sul web, cliccate, c'è anche un articolo del New York Times che appunto riporta questa notizia che è uscita qualche mese fa, un mese fa mi sembra. Guardiamoci adesso le clip. Eccoci all'attualità del Covid-19. Siamo con il professor Luc Montagnier. Buongiorno e grazie di essere con noi. Ricordiamo che lei è premio Nobel per la medicina e a lei dobbiamo la scoperta dell'HIV. È una lunga storia, ma interessante anche per l'attualità, perché abbiamo l'esperienza di cose che sono successe e che sono state difficili da controllare in quel momento. Ed è ciò che ha permesso di trovare la verità, come oggi. Quello che mi interessa è che lei sta lavorando in questo momento sul virus ed è arrivato a certe conclusioni. Siamo arrivati alla conclusione che effettivamente c'è stata una manipolazione su questo virus. Una parte, non dico la totalità. C'è un modello che è evidentemente il virus classico, un modello che veniva soprattutto dal pipistrello, ma a questo modello hanno aggiunto delle sequenze di HIV, il virus dell'AIDS. Quando dice hanno aggiunto, chi le ha aggiunte? Ah, non lo so. Non è un processo naturale, è questo che intende No, dire. non è naturale, è un lavoro di professionisti, un lavoro di biologi molecolari, è un lavoro molto minuzioso. Guardando le sequenze si può dire un lavoro da orologiaio. A quale scopo è stato fatto? L'obiettivo non è chiaro, il mio lavoro è di esporre i fatti, io non accuso nessuno.
Io non so chi ha fatto questo e perché. La possibilità è forse che si è voluto fare un vaccino contro l'AIDS. Dunque hanno preso delle piccole sequenze di virus e le hanno installate nella sequenza più grande del coronavirus. Il materiale genetico del virus è una catena di RNA, così come c'è il DNA, c'è l'RNA. E in questa catena, in un certo punto, hanno fissato delle piccole sequenze di HIV. Sequenze piccole, ma non così piccole da non avere significato, perché hanno la possibilità di modificare, per esempio, quelli che chiamano siti antigenici. Vale a dire, se si vuol fare un vaccino, si può tranquillamente modificare la proteina che è esposta per il vaccino da una piccola sequenza derivante da un altro virus. Beh, è corsa voce che il virus fosse di origine umana, ma ciò è stato rifiutato dalla maggior parte degli esponenti scientifici. Sì, c'è una volontà di nascondere questi lavori. Noi infatti non siamo stati i primi ad avervi lavorato. Un gruppo di ricercatori indiani molto rinomati aveva pubblicato la stessa cosa. Li hanno obbligati a ritrattare. Ma come li hanno costretti? Beh, la loro pubblicazione è stata annullata. Se guardate la loro pubblicazione, c'è una grande barra dove è scritto annullata. Però la maggior parte degli scienziati dice il contrario. No, sempre meno. Questo è accaduto all'inizio di questo anno. Io comunque sono un premio Nobel e posso lavorare liberamente, non ho nessuna pressione su di me. Ma questo che lei dice è una bomba atomica. Quindi la traccia di HIV non può risultare da un incrocio naturale tra uomo e animale, ma dall'intervento della mano dell'uomo. Sì, c'è una catena ribonucleica in cui vi sono 30.000 basi, 30.000 segni che portano il materiale genetico. In queste tutto è concentrato però in meno di 1.000 basi. Dunque, in essa sono attaccati dei pezzi di HIV, c'è una parte di questo genoma che è dell'HIV. È un sistema informatico che ci permette di individuare una sequenza che cerchiamo. Quindi è esatto se io dico che c'è dell'HIV nel Covid? Sì, è esatto. Ma non vuol dire che ce n'è abbastanza per fare una grande proteina di HIV. C'è materiale a sufficienza per modificare quello che si chiama un sito antigenico, cioè modificare leggermente la proteina del coronavirus per farla riconoscere dal sistema immunitario come HIV. E tutto ciò è stato fatto per creare un vaccino? Probabilmente, io non lo so. Sono quelli che lo hanno fatto che potranno dire un giorno tutta la verità. Mi scusi, ma è stato attestato da altri medici, ricercatori scientifici o laboratori? Ci sono molti gruppi che hanno fatto la stessa cosa nostra, ma l'hanno fatta di nascosto, senza far troppo rumore. Vorrei capire, hanno creato un vaccino contro l'HIV, ma in che modo questo virus è potuto uscire da un laboratorio? È stato prodotto da un laboratorio. È quello che si chiama un ricombinante. Questo virus è prodotto da un laboratorio cinese o forse da altri laboratori. Bisogna capire bene che i virus sono degli agenti che cambiano in continuazione. Soprattutto lo sono tutti i virus con l'RNA. Hanno sempre mutazioni. Ci ritornerò perché è molto importante per la spiegazione dell'epidemia di oggi. Perché nessuno dice che questo virus non è naturale, ma che c'è qualcosa di artificiale che è stato fabbricato? Le dirò, queste sequenze sono corte ed alcuni dicono che sono troppo corte e si tratta di una casualità, eccetera, eccetera. Ecco, dunque c'è una polemica. Sì, ma rispondiamo subito. Queste lunghezze, tuttavia, sono dei segmenti che portano informazioni genetiche.
Contrariamente a coloro che dicono che è il caso, no, non è così. C'è una pressione enorme affinché tutto quello che è all'origine del virus sia nascosto. E la Cina sa quello che ha creato? La versione ufficiale della Cina è che il virus viene dal mercato del pesce di Wuhan, cosa che non è vera. C'è una pressione dell'OMS, per esempio? Ci può essere la pressione di tutti gli organismi mondiali e nazionali che hanno un interesse a nascondere la verità. Lei ha detto che c'è una parte di HIV nel virus, quindi si può trasmettere sessualmente? Non credo. Penso che questo virus è essenzialmente un coronavirus. Dunque si trasmette per via respiratoria, perché le sequenze dell'HIV sono molto piccole. Sono minoritarie nell'insieme dei geni del coronavirus. Avete parlato di omertà, ma l'omertà degli stati è perché tutti quanti fanno la stessa cosa? Tutti quanti farebbero nel loro angolino, senza dirlo, delle fabbricazioni di vaccino con queste modalità, prendendo un virus a cui aggiungerebbero la sequenza di un altro virus. Per questo motivo nessuno dice niente? Ma non so se tutti i laboratori fanno questo, ma tutto è possibile. In biologia molecolare si possono fare attualmente tutte le costruzioni nuove di virus che si vogliono. Sì, ma ci sono delle regole. Ma tutto il mondo segue queste regole? È poco probabile. Sembrerebbe che gli Stati Uniti siano al corrente di quello che dice il signor Montagnier. Gli Stati Uniti sono al corrente, ma hanno finanziato una parte delle ricerche fatte nei laboratori di Wuhan e questo è pubblicato. Dunque è un affare non solo cinese. Attualmente il virus ha perduto la sua pericolosità. Lei immagina che non sarà più pericoloso nelle prossime settimane? Diciamo che la natura non accetta qualsiasi cosa. Si può fare qualsiasi cosa alla natura, ma se si fa una costruzione artificiale, questa ha poche possibilità di sopravvivere. Ciò vuol dire che la natura ama le cose armoniose e chi ne è estraneo, per esempio un virus che viene da un altro virus, non è ben tollerato. Come è noto, negli Stati Uniti, dove c'è il più gran numero di casi, c'è un'evoluzione del Covid per delle mutazioni. Le sequenze stanno mutando. Mutare vuol dire un nucleotide cambiato in un altro, dunque si modifica il codice genetico. Accadono cioè delle delezioni. E quello che è straordinario è che il tratto che porta alla sequenza di HIV muta molto più velocemente degli altri e quindi quello stesso scompare per delezione. In altre parole, ci sono dei pazienti di cui abbiamo isolato e fatto la sequenza del virus nella parte ovest degli Stati Uniti, a Seattle. Questa sequenza è quasi demolita, non procede più. Dunque si può pensare che se il potere patogeno nuovo del corona è legato all'introduzione di queste sequenze, sta scomparendo. Questo è un barlume di speranza. Signor Montagnier, che bisogna fare oggi? Fare l'analisi delle sequenze, bisogna seguire l'evoluzione genetica attraverso prelevamenti e isolamento del virus nei pazienti e quindi farne il sequenziamento. Se la mia previsione è esatta, si troveranno sempre più virus mutanti inattivi. E certamente questo deve essere legato alla perdita del potere patogeno di questo virus. Dunque le conseguenze gravi dell'infezione scompariranno. Se ho capito bene, questo virus si annullerà abbastanza rapidamente. Quanto rapidamente? Mano a mano che si trasmette. La contagiosità di questo virus è precisamente legata alla sua fabbricazione artificiale? Sì, certo. Sì, è possibile. Perché la trasmissione è legata, se vogliamo, all'associazione tra la proteina di un virus e un recettore sulle cellule e dunque più il virus trova dei recettori su queste cellule e più può penetrare e può trasmettere l'informazione.
Quali sono i mezzi per lottare, secondo lei, contro questa contagiosità? L'isolamento è uno di questi? Ma io ho una soluzione un po' all'avanguardia, ed è che le onde possano modificare le frequenze. Alcune frequenze di onde possono modificare la presenza di queste sequenze, che siccome sono estranee, forse si possono distinguere dal resto del coronavirus e si può distruggerle selettivamente. Che cos'è che lei chiama onde? Le onde sono le onde elettromagnetiche. Noi siamo circondati da onde elettromagnetiche. Perché non utilizzare una parte di queste onde per distruggere delle sequenze di DNA o RNA selettivamente? È una possibilità, non c'è la certezza. Questo virus accelera l'impoverimento delle nostre difese immunitarie? Penso che oggi viviamo senza rendercene conto in un ambiente molto diverso da quello dei nostri progenitori. Gli uomini comunicano tra loro continuamente, ci sono dei progetti sempre più imponenti per aumentare le onde intorno a noi. Il loro ruolo deve essere quindi oggetto di studio. Si è detto, per esempio, che la città di Wuhan è molto avanti nell'installazione delle antenne 5G. In questa regione ci sono 10.000 antenne e dunque queste hanno potuto contribuire al potere patogeno del virus. 10.000 antennes sont dans cette région. Et donc, elles ont pu contribuer au pouvoir pathogène du virus. Ma la cosa che più ci interessa oggi è quello che succederà a noi tutti. E vi rispondo che c'è una possibilità e una luce di speranza che questa epidemia scompaia perché il virus si distruggerà da solo. Bisognerà aspettarci il ripresentarsi di queste pandemie regolarmente? Bisogna evitare assolutamente che si ripresentino. Bisogna che tutti rispettino le regole etiche previste per i ricercatori. Regole etiche valgono anche per i medici. Non uccidere con il trattamento. In latino, primum non nocere. Dunque questo è veramente fondamentale. Ultima domanda, c'è stato un errore etico nell'aver voluto associare il Covid all'HIV? Io credo di sì. C'était important effectivement d'entendre votre réponse. Vraiment merci beaucoup monsieur Montagny, je vous remercie grandement. Questo lo sottolineo perché poi vedremo, a proposito delle vaccinazioni, sì, quanto sia importante tenere conto di questa caratteristica che ingloba tante famiglie di virus. In particolare questo qui è molto diverso dagli altri coronavirus e, se vuole, entriamo già nei dettagli, perché abbiamo il 79% del suo genoma è identico a quello della SARS di 20 anni fa. Il 96,2% è uguale a quello a un particolare virus, coronavirus del pipistrello, che è siglato RATG13, perché fu rintracciato nelle caverne dello Yunnan in quell'anno, nel 13. Tra l'altro, la sequenza di questo virus pare che non esista più, perché con tutto anche i database del laboratorio di Wuhan, da maggio in poi sono stati bruciati, sono spariti, quindi non è più possibile ricostruire certe sequenze genomiche importanti. Anche delle affinità particolari col coronavirus del pangolino, alcune sequenze si trovano 5 volte più in quello del pangolino, per cui qualcuno aveva ipotizzato che fosse una trasformazione, una chimera, diciamo, naturale, a partire da quello del pipistrello e a quello del pangolino. Cosa che è impossibile, perché anche lo stesso Joseph Tritto, nel suo mirabile libro sulla Covid, lui dice che non si può pensare, perché uno sta in una zona, l'altro sta in un'altra, quindi bisognerebbe ipotizzare di un uomo che va nella zona dei pipistrelli, viene morso da un pipistrello, inoculato dal virus, poi va dall'altra parte, dove sono i pangolini, viene morso da quello e i due si uniscono nel suo sangue. In più i pangolini non hanno mai morso un uomo, quindi veramente è difficile. Invece è poi andata avanti la storia, che continua ancora a propagandare, quella del salto di specie che sarebbe avvenuto nel mercato del pesce di Wuhan. Questa è assolutamente una storia, proprio è una non verità. Perché? E qui comincia la vicenda.
ci ricordiamo tutti che in aprile dell'anno scorso il premio Nobel professor Luc Antoine Montagnier dichiarò alla televisione francese che assieme al biomatematico Jean-Claude Pérès avevano individuato nel genoma di questo virus alcune sequenze molto piccole dell'RNA dell'HIV, che era il virus che tra l'altro aveva scoperto Montagnier, per il quale fu insignito del Nobel nel 2008. Allora, subito la reazione fu aggressiva nei confronti di questo scienziato. Ed è immotivata questa reazione, perché cosa deve fare la comunità scientifica? Deve verificare, ha questo obbligo, verificare qualsiasi affermazione di qualsiasi scienziato, tanto più se si tratta di un Nobel. Invece, il giorno dopo, quasi definirei io istericamente, la comunità scientifica ha levato gli scudi dicendo che non era possibile, che se mai ci fossero state delle inserzioni di piccoli frammenti, diciamo così, sequenze dell'HIV nel coronavirus, e queste erano sicuramente naturali. E questo è grave. Tra l'altro hanno offeso anche il professor Montagnier in tutti i modi, hanno detto che si era ormai istupidito per via degli anni. Io voglio anche ricordare, perché ho avuto il piacere e l'onore di fare ricerca con lui 10 anni fa, che quest'uomo è invece un grandissimo ricercatore e non va trattato in questo modo. Comunque, andiamo avanti. Questi personaggi, soprattutto il Pasteur di Parigi, che attaccò pesantemente Montagnier in quel periodo, tende a dimenticare che proprio il Pasteur di Parigi nel 2004 inaugurò in Cina l'omologo istituto, il Pasteur di Shanghai, e che in quel momento giunsero in Cina una grande quantità di virologi, nanotecnologi, biotecnologi francesi a insegnare ai cinesi come inserire sequenze brevi di HIV in virus che non erano i coronavirus, perché sarebbe stato pericoloso. Si parla di virus innocui, tipo il virus della stomatite vescicolare, ad esempio. Questo perché? Perché si voleva cercare un antidoto, diciamo, un vaccino per l'AIDS. E fin qui tutto bene. Soltanto che pare che ai cinesi non interessasse il discorso dell'AIDS. E quindi loro hanno imparato l'arte e hanno cominciato ad applicarla sui coronavirus. Ed è già, se c'è anche una diapositiva che forse è la, non ricordo più, la numero 3, sì. Ecco, la numero 3, che fa vedere come la prima in alto è proprio del 2005, come si può vedere, e proprio lì si parla di aver inserito, questi si chiamano pseudotipi HIV. Questi sono degli studi? Degli studi pubblicati, il primo in alto è stato proprio il primissimo, 2005, quindi l'anno dopo l'apertura dello Shanghai, del Pasteur di Shanghai. E questi ricercatori dicono: abbiamo inserito questi pseudotipi. Quindi è scritto, non è una fantasia. I primi due autori di una lunga serie sono, uno è dell'Accademia delle Scienze e il secondo è dell'Università di Wuhan. In quello stesso tempo la professoressa Shuzhen Li, che era la direttrice della virologia del BSL4 di Wuhan, comincia a pensare di inserire degli aplotipi, dei pezzetti, diciamo, di HIV nei coronavirus per favorire il famoso salto di specie, cioè per poter aggredire direttamente l'uomo. E questo lei lo scrive in quei tre studi pubblicati, 2008, 2009 e 2010. Nel 2008 anche il professor Ralph Baric, grande virologo e nanotecnologo, che insegna all'Università della Virginia, della Carolina, scusi, Virginia, sì. Della Carolina del Nord, ecco, uno dei più quotati al mondo, si mette a fare lo stesso lavoro, cercando di inserire. Come si fa? C'è una dorsale, diciamo, una spina dorsale di un virus, ad esempio del pipistrello, sul quale si viene a inserire degli altri pezzetti di virus di altri animali. Loro sono partiti con quello della SARS umana, ecco. Cosa succede? Che le caratteristiche principali di questo virus attuale, almeno parliamo del primo, non di questi mutanti, non sappiamo, del primo, il Wuhan 1 come si chiama, sono due: un dominio di legame del recettore che è stato ottimizzato per aggredire i recettori umani nostri, i famosi ACE2, ha un 94% di affinità, e la seconda caratteristica è un sito di clivaggio furinico, che adesso poi spiegheremo, perché viene fuori proprio da questi studi. Cosa succede? Che nel 2015 i due big, quindi Ralph Baric e Shuzhen Li, si uniscono per l'unica volta a
fare uno studio congiunto e viene fuori il fine mondo, perché la pubblicazione del 2015 dei due assieme praticamente costruisce una chimera a partire dal virus, il coronavirus del pipistrello, e quella è la diapositiva 4 se vogliamo vedere, e quella del topo, quindi su una dorsale del topo mettono i domini di legame di quell'altro, la chimera vuol dire ottengo un virus diverso a partire da altri due, e questo virus nuovo, di cui tra l'altro parlò anche la RAI, il famoso TG3 rubrica Leonardo, sì. Io non ho televisione ma mi dicono che esiste una rubrica così, ha circolato molto, ecco, il video, perché fece scalpore, in quanto invece di cercare, e questa è la dimostrazione che non si stava cercando un vaccino, perché se io sto cercando un vaccino cerco di rendere più debole l'aggressività di un virus, cerco di attenuarlo. Qui invece si raggiunge una chimera che aggredisce direttamente l'uomo, quindi non c'è più bisogno, lo scrivono gli autori, non c'è più bisogno dell'ospite intermedio. E iniettato, inoculato nel topo, produce delle polmoniti mortali che gli autori scrivono che non rispondono a terapie o a vaccini. Quindi è ferocissimo. Si sa che da questa chimera, che è siglata SHC014, che è il pipistrello, MA15, che è il topo, derivano altre 8 spine dorsali su cui vengono innestati di nuovo degli altri frammenti, e 2 di queste hanno l'affinità completa verso l'ACE2. Quindi cosa vuol dire? Che l'attuale virus, se non è quello del 2015, è un suo derivato, perché abbiamo creato delle chimere potentissime che hanno in più queste caratteristiche che adesso vediamo. Tra l'altro il buon Montagnier a un certo punto nella sua conferenza, nella sua relazione alla televisione, ha detto: questo lavoro è un lavoro minuzioso fatto come da orologiai, tanto è preciso. Beh, sapete qual è la definizione che Ralph Baric dà di Shih-Chan Li? Che dice è talmente brava a fare questi lavori che è precisa ed elegante. Quindi Montagnier molto probabilmente si riferiva a Shih-Chan Li. Montagnier però dice: non sono stato il primo ad accorgermi di questa cosa, sono stati gli scienziati di Nuova Delhi, e c'è nella diapositiva 5 si vede il famoso loro primo studio pubblicato a gennaio dell'anno scorso, dove loro dicono: abbiamo trovato dei frammenti di HIV. Sono oggi 9 gruppi di ricerca diversi che hanno trovato i frammenti di HIV in questo coronavirus. Addirittura, se vedete, quello che codifica la proteina GP120 è quella che permette al virus dell'AIDS di attaccarsi ai recettori CD4 dei nostri linfociti T4, quindi di creare il famoso deficit immunitario che poi porta a morte i malati di AIDS. Contemporaneamente, in febbraio, escono altri 3 lavori che vedete lì in Cina, uno dell'Università di Tianjin e l'altro di nuovo dell'Università di Wuhan, dove dicono: abbiamo trovato un'abbondanza di sito furinico in questo virus. E poi l'ultimo, adesso arriviamo al furinico, quello di Botao Xiao, che è dell'Istituto di Tecnologia dell'Università del Sud della Cina, che dice la stessa cosa ma aggiunge: attenzione, perché in quel mercato di Wuhan non è vero che si vendessero i pipistrelli e non è neanche vero che i cinesi mangino quei pipistrelli in quella zona, ma questo virus è uscito da un laboratorio e il suo lavoro è stato fatto sparire. Ecco, in quella successiva si può vedere proprio la frase che dicono lavoro di Wuhan: noi abbiamo trovato delle sequenze di virus che hanno una ridondanza di sequenza PRRA. Allora, cosa vuol dire? Che hanno visto con certezza che questi frammenti HIV producono sulla proteina un sito di clivaggio furinico. Cosa vuol dire? Quando un virus, qualunque virus, arriva alle nostre cellule, qua c'è il recettore, qua c'è, nel caso di questo virus, la spike, quindi si ha un contatto fra le due. A quel punto ci deve essere nella nostra cellula un enzima proteolitico, in genere la tripsina, che va a scindere questa proteina in due. E in questo modo il virus può entrare, perché sennò rimarrebbe solo agganciato. Nel caso di questo coronavirus, non è la tripsina, ma è la furina, la proteina, l'enzima proteolitico della cellula, che è molto rara ed è tipica dell'HIV.
E questa cosa della furina fa sì che lui, e che questa spike si divida in due parti, subunità 1 e 2, che permettono l'ingresso e l'immediata replicazione del virus. Essendo la furina in tutte le nostre cellule, questo può spiegare perché questo virus è un multiorgano, perché colpisce tutto, mentre il SARS-CoV-1 colpiva prevalentemente il polmone nella complicanza. Questo va su qualunque tipo di organo. Quindi è stato studiato e ingegnerizzato. Cosa dicono loro? Questa sequenza PRRA, perché uno di questi frammenti dell'HIV, che è una sequenza di 12 nucleotidi molto piccola, codifica una proteina piccolissima di 4 aminoacidi, prolina, arginina, arginina, alanina. Questa è quella che fa il sito di clivaggio furinico. Quindi se io in un coronavirus trovo un sito di clivaggio furinico, è perché c'è stato l'HIV dentro, non si scappa da lì. È l'unico coronavirus al mondo, questo, che ha un sito di clivaggio furinico, con questa proteina che dicevamo. Quindi è la conferma, tra l'altro c'è anche un altro lavoro che è uscito pubblicato dall'Università di Innsbruck, che conferma e dice chiaro, questo virus è ingegnerizzato, è stato manipolato. Ma del resto, scusate, c'è un laboratorio BSL4 a Wuhan, come si può pensare? Si può anche pensare, nel libro l'abbiamo messa l'ipotesi, che anche un altro virus possa essere venuto fuori anche da altri laboratori, perché non pensiamo che sia solo uno il virus, attraverso tutti i suoi tanti mutanti. Non è da escludere l'ipotesi anche di Fort Detrick nel Maryland. Uno può dire, ma che c'entrano gli americani e i cinesi? Non c'entrano niente, qui non si parla più di governi, qui si parla di un sistema sovranazionale che decide e dispone. Ma questo, se vuoi, lo vediamo dopo. Per finire la storia del virus, ultimamente, un mese fa, è uscito un bellissimo studio pubblicato da un collega che si chiama Carlo Brogna, un italiano, che dice, confermo quello che ormai da molti mesi erano usciti vari studi su questo all'estero, che questo virus parassiti i nostri batteri intestinali, quindi si comporta come un fago, quei virus che vanno sul batterio e iniettano il loro materiale genetico all'interno del batterio. E quindi si replica all'interno dei batteri, questo è importante. Anche perché a livello epidemiologico ci sarebbe un po' da rivedere tutto, perché se sono i batteri a veicolarlo fuori dal corpo, allora sì che sulle superfici potrebbe rimanere anche a lungo, mentre il virus sulla superficie si disattiva nel giro di pochissimo. Ma se c'è invece un batterio, il batterio può resistere, se non è disinfettato, settimane o mesi. Quindi attenzione, dice Brogna giustamente. E poi la cosa interessante che lui ha scoperto è che fa fare questo virus, fa fare ai nostri batteri delle proteine tossiche, fra cui la prima è una neurotossina, che è chimicamente una conotossina tipica delle lumache coniche dei paesi tropicali e subtropicali. E uno già può chiedersi che cosa ci sta a fare in un coronavirus. Questa neurotossina è quella responsabile della geusia, dell'anosmia, dei problemi appunto di olfatto e di gusto e anche della famosa astenia, che a volte va avanti anche per mesi, per un'azione sulla placca, sull'aggiunzione neuromuscolare. Praticamente questa conotossina va a inibire le colinesterasi, si ha un aumento di acetilcolina, ecco, e che può andare non solo a livello periferico ma anche centrale. C'è gente che è andata fuori di testa per una localizzazione centrale di questa conotossina. Ho avuto anche una paziente che ha, purtroppo dopo un mese circa dall'infezione l'anno scorso, momento di grande confusione, vertigini, spersonalizzazione, non sapeva, e ancora adesso qualche strascico è rimasto. Poi ancora altre due ne ha individuate di proteine, il Brogna, che sono la fosfolipasi A2 e la proteina attivante la protrombina, che va a coadiuvare l'azione protrombotica, diciamo, della fosfolipasi A2. Qui è interessante perché la fosfolipasi A2 è un tipico veleno di serpente. Quindi uno si chiede, ma in questo virus, che secondo la teoria classica, quella propagandata, sì, ha fatto questo salto nella piazza del mercato, si è preso dei pezzi dell'HIV, dei pezzi delle lumache coniche dei paesi tropicali, dei pezzi dei veleni serpenti, ma quanta gente c'era in quel mercato lì? Come ha fatto? E chiaramente sono state inserite. La fosfolipasi A2 è quell'enzima che trasforma i fosfolipidi in acido arachidonico, il quale dà l'inizio di tutto il processo infiammatorio attraverso le due vie, ciclossigenasi e lipossigenasi. Quindi anche le tromboembolie, perché ci sono anche i trombosani. Allora,
da qui viene fuori subito il discorso del cortisone, perché l'uso tempestivo del cortisone ai primi sintomi blocca subito questa fase, perché il cortisone agisce sull'acido arachidonico, quindi blocca tutte e due le vie, mentre se noi diamo l'attachipirina, diamo i FANS famosi, ne bloccano una. E quindi non ci sarà mai quell'effetto che possiamo avere col desametazone. Ecco da dove nasce. Quindi questo, tra l'altro, che poi chiudo, immagino che la tempestività sia importante. È fondamentale, no? Perché poi lo vedremo, questo è veramente un crimine dire alla gente, dire ai medici che devono dire alla gente che ha i primi sintomi, provate con la dovete aspettare, stiamo a vedere, come se si avesse paura di curare. Aspettiamo, poi c'è proprio il documento, lo facciamo vedere, il documento dell'AIFA che attraverso il Sistema Sanitario Nazionale dice ai medici di tutta Italia dovete aspettare. La slide è la numero? La slide la cerchiamo, è la numero. Ah, intanto ci dica. Intanto dica. Dobbiamo aspettare 72 ore prima di dare il cortisone, prima di curare il paziente. Questo è la numero 17. Sì. E qui si vede proprio il modulo di consenso informato che viene distribuito e che il paziente dovrebbe firmare prima di essere curato per un'epidemia che, a detta di tutti, è mortale. Bene, esatto. Qua dice, la informo che non esistono ancora medicine di provata efficacia, il che non è assolutamente vero e sfido chiunque a dimostrare il contrario, anzi, vediamo. Oh, e poi dice che verrà trattato sulla base di protocolli attualmente in uso approvati da vari comitati scientifici non ben specificati, paracetamolo, quindi tachipirina o antinfiammatori, il cortisone e giustamente l'eparina e gli antibiotici solo in caso di sovrapposizione batterica, non si parla di idrossiclorochina e non si parla di azitromicina che è un antibiotico, ma soprattutto non prima di 72 ore dall'inizio dei sintomi, senza spiegare il motivo. Perché dobbiamo aspettare 3 giorni per curare la gente quando, se li curiamo subito, in 3 giorni sono già guariti quasi tutti, massimo 5 giorni.